Ragazzi, eccoci qui con la puntata del nostro Monza. Oggi abbiamo il ritorno degli ottavi di finale contro il City dopo il bel 2-0 dell'andata e l'Udinese. Allora, partita di Champions. Comunque veniamo da un buon 2-0, quindi potremo far sfiatare anche i nostri giovanotti. Gestione squadra, Frattesi, Calulo io lo farei riposare, tanto siamo tranquilli, facciamo giocare Calafiori. Non voglio modificare tantissimo la formazione perché ho paura che dopo magari succeda qualcosa che non deve succedere, quindi manteniamo più o meno questa formazione e andiamo alla partita. Ragazzi, dopo il 2-0 dell'andata siamo a Monza. Oggi possiamo stare tranquilli e speriamo in bene, ragazzi. Per la grafica, semplicemente sto facendo una live privata, almeno cioè voi non la vedete, però se qualcuno mi dà una mano, così dopo la live la prendo, la scarico e ce l'ho bella mantenuta a 720 a 720 e vediamo se si vede male. Non lo so, è proprio la play che c'ha qualche problema, se proprio si dovesse vedere male ancora, se invece si dovrebbe vedere bene. È un problema mio di scaricamento che non so cosa sia successo, sicuramente ho toccato qualcosa, ragazzi, però non lo so. Intanto Fati, bruttissima, recupera il City, ma grandissimo anche il loro. Erroracci in questi primi 10 minuti, 0. Però dobbiamo stare molto molto attenti perché il City è pericolosissima. Fernandez si fa superare, Calafiori. No, mamma mia. Credevo di averla presa la palla veramente al primo contatto, invece no. Ancora loro, De Bruyne a terra. Vai. Contro Calafiori. Calafiori mantiene, la cambia ancora per Coutinho, ancora Coutinho, grandissimo Calafiori. Tonali, no, si fa rubare palla a Tonali. Attenzione ancora, mamma mia, Gollini. Gollini, ragazzi, è diventato fortissimo. Bella parata di Gollini, quello sì, bel inserimento anche loro. Gollini con la mano sinistra mantiene il doppio vantaggio ancora da parte nostra, però beh, giustamente stiamo soffrendo, ma ci sta, che comunque non stiamo giocando contro una squadra forte, ragazzi. 1-0, abbassa la testa Demiral, non so perché abbia fatto quella cosa là che ha abbassato la testa. 1-0 al 23esimo, si riduce lo svantaggio, adesso diventa molto più pericoloso. Rivediamo l'azione, non ho capito perché abbia abbassato la testa. Chi è che è? Chi è? Tomori? Oh, non lo so. È solo che dopo 25 minuti adesso diventa pesante, ragazzi. E dobbiamo cercare di fare un gol. Tonali, dai ragazzi, dai. Teo, ancora perdevi una. Poi minchia come pressano. Ancora, niente, non riusciamo più. Attenzione ancora al City adesso. Attenzione ancora. Jesus ancora la cambia. Mamma mia. Mamma mia cosa stiamo rischiando, ragazzi. Poi ci pressano fino all'ultimo. Dai Calafiori, dai ragazzi, dai. Tomori, nessuno che dà una mano. Nessuno. Ah, nessuno che ci dà una mano. Tomori. Ancora, avanza Tomori, Tonali, bella, Colombo, domani, anche Diaz ci prova ma non c'è collaborazione, Frattesi, dai però che, mamma mia quando non riusciamo a giocare, oh. Ancora il City, dai ragazzi, dai, ancora Coutinho, la cambia, Stilix. Mamma mia. Stiamo rischiando.
mettiamo Fofana, Tonali stanco, mettiamo che sì, e basta, per ora basta. E Calabria, dai, che fresco. Facciamo subito tutte e tre le sostituzioni. Siamo al 45esimo. Speriamo in bene. Ancora il City adesso. City, primo tempo, solo City. Attenzione ancora al Monza adesso, che cerca di difendere. Palla lunga, 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 troppo lunga. Troppo, troppo stiamo soffrendo. Poi nessuno che sale, nessuno. Calabria, nessuno che scende. Vai Raspa, no. Bella per Calabria. Calabria, ancora Fati, si gira. Bella, tira Fati. Fati, mamma mia, che bomba, ragazzi. Prima azione nostra dopo 65 minuti, siamo riusciti a fare un'azione. Perché non sale nessuno? Io non l'ho capita sta cosa, perché non sale nessuno. Ancora il City. Bernardo. Grandissimo Calabria che difende, che lotta. Ancora per Fati, 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 raspa, 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 raspa,
Ma che cavolo? Colombo, 1-2, Frattesi, ancora Raspa. Ma chi? Porca la miseria! Attenzione. Anche perché non voglio andare ai supplementari. Ancora loro, mamma mia Fofana. Via. Dai. Vai, fatti. Fatti. No, mamma mia, oggi però è veramente un piede. Oggi ragazzi ne stiamo sbagliando. Due azioni abbiamo avuto, due sbagliate. Meno male che è finita. Abbiamo rischiato qua. Qua l'abbiamo rischiata assai, qua l'abbiamo rischiata tantissimo. Qua l'abbiamo rischiata forte, l'abbiamo rischiata. Però dai, siamo passati, meno male. E fischia ragazzi, meno male che è finita. Grandissimo Collini che ci salva e si vola ai quarti di finale con... Che abbiamo fatto tanto male comunque. 7 tiri a 4, Liverpool. Penso che è passata, adesso voglio sapere chi beccheremo. Allora, il Tottenham, ah ok, loro domani, Liverpool e Lipsia, PSG, il Milan ne ha perso, ok, tutte squadre comunque easy. Allora, guardiamo la classifica, perché a me interessava, perché mi avevamo pareggiato. Anzitutto la Allora, ringrazio avete per perso, aver mi siete accettato di passati lo rispondere alle nostre stesso, domande. con la testa sono già alla prossima partita, meglio, eh? Pinamonti non è una priorità, comunque, mezzo... la mia squadra è più forte di quello che vuole insinuare, noi siamo forti, solo che abbiamo... Ma Mentre come l'ha italiano guardato, esiste. non l'avete visto? Me l'ha guardato malissimo, raga. L'ha guardato male, 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 male. Allora, mi sa che il Milan ha perso ancora, apprezzo il tuo impegno. Mi sa che il Milan ha perso ancora perché siamo a... 56, 66, 10, 9, 8 punti di ristacco. 8 punti di ristacco sono ottimi. Mancano 10. Lo spero ragazzi perché chiudere la stagione con un triplete non sarebbe male. Allora, oggi abbiamo l'Udinese, quindi io faccio giocare tutti gli altri e mi porto anche un po' di bei... Ah ok, tutti i giovanotti a posto così. Voglio portare anche H-Pro che non è male. Ormai Ennis, mi dispiace Ennis non troverà più posto. E andiamo alla partita contro l'Udinese. Eccoci ragazzi contro l'Udinese con questo più 8 che...
Tanta roba, raga, tanta roba questo più 8, tanta roba. Dobbiamo solamente resistere e mantenere questo più 8, anche perché prima finiamo la pratica scudetto e prima ci possiamo concentrare sulla Champions League, perché l'ultima partita abbiamo vista brutta. Nell'ultima partita c'è stato un dominio troppo pericoloso del City. Ok, il City è una grande squadra, però non va bene questo dominio, ragazzi. Oggi cerchiamo di ripigliarci. Squadra abbordabile. Seconda formazione easy. Non dovremo neanche fare tantissima fatica contro l'Udinese, perché cioè, dovrebbe essere una squadra molto più Trone si fa rubare palla, molto più facile. Dovrebbe essere una squadra easy. Sale Marquez, ancora prova il doppio passo, chiude bene il numero 23, angolo. Ma qua c'era l'angolo, però, arbitro. Cioè, spiegami come ha fatto a fare un tiro così brutto se non c'era l'angolo. Vabbè. Spazza via, da che ci arriva Calabria? Grandissimo Calabria. Che spazza di testa. Ancora l'Udinese che spinge. Ancora loro. Attenzione. Ancora Palumbo. La butta in mezzo. Attenzione. Umberarn. Grande Umberarn. Grande Umberarn. Molto meglio di De Gea. Rispetto per De Gea, però molto meglio Umberarn di De Gea. Ma ancora l'Udinese adesso. Grandissimo Fofana che recupera. Passaggio indietro. Pinamonti, bella per Gravenberg che si gira ma ci mette 6 ore. Ancora palla loro. Bravo Sale Marquez. Bravo Sale Marquez, ci sta. Ci sta, ci sta. La prossima abbiamo il Torino. Quindi adesso fare dopo secondo tempo faremo un paio di cambi. Lì siamo belli tranquilli, belli sicuri, perché stiamo giocando una volta ogni 3 giorni, visto che abbiamo appunto tre partite, cioè tre partite, tre competizioni. Gravenberg intanto, bella pina, 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 pina. Ma tira, pina, ma perché ci metti 6 ore e mezza a tirare? Ancora il Diaz in mezzo, secondo angolo consecutivo, adesso il Monza pressa, spinge. Ancora Diaz di testa, non ci arriva mai. Ributtala in mezzo Diaz ancora. Ributtala ancora in mezzo, non ce la fa stavolta. Ancora Gravenberg, ancora per Cutrone. Diaz, Cutrone, ma no, ma che sfiga. Ma ancora noi che non molla il Monza adesso. Ancora con Kessié. Cambia bene, Gravenberg, 1-2 con Kessié. Di prima, ma ancora. Che sì, ancora per Diaz, che la ributta in mezzo ma la perde. Attenzione all'Udinese adesso, che ci prova. Ancora il Monza. Ma attenzione. Non lo fa girare, grandissimo Gravenberg. Che sì, dai, facciamo il gol all'ultima azione. Bella. Diaz, 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 Diaz in mezzo per qualcuno dall'altra parte. Sale Marquez ancora in mezzo. Ma che siamo lenti però. 0-0, primo tempo. Bel primo tempo. Bel primo tempo, stiamo giocando bene. Cutrone, che ormai è diventato il nostro. Poi Amato e voglio provare HPro a posto di Gravenberg, ragazzi, dai. Ogni tanto proviamolo, anche perché l'ho preso per fare una cosa della società, della dirigenza. Però alla fine non sono neanche riuscito a farla, quindi è stato inutile prenderlo. Dai ragazzi, dai. Ancora l'Udinese che la pressa lunga, troppo lunga. Va bene così, lascia andare. È messa nostra. Anche perché stiamo mollando in questi ultimi giornate. Ho notato che stiamo mollando un po'.
Che sì, Diaz. Ancora. Che sì, ancora. Cutrone. Anguado. Ma no, ma da, ma poi questo è fallissimo, non lo fischia, mamma mia. Mamma mia quando non fischiano i falli. Saliba. Ancora Cutrone, ancora per Anguado, va. Cioè va? Nessuno dà la mano. Cutrone. Che si tira, che si, bella. Dopo che si. Bella azione, bella questa azione qua. Ci ha provato che si. Anche perché loro si chiudono in 3000. Noi difendiamo uno, difende. Grande ancora noi, ancora. Salemarkes in mezzo, ma mai nessuno. Cioè, vai che tua, vai che tua. Mamma mia. Che fortuna, l'Udinese è proprio una squadra di quelle brutte, 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 l'Udinese veramente. Una squadra di quelle grande, nostra, oh, ah, ok. Ok. Cutrone, vai. Ah, nessuno mi dà la mano. Vai, Diaz. Diaz. Diaz! Diagonale all'83esimo, cambia la situazione. Finalmente, ragazzi, ci è voluto Diaz. Ci è voluto. Ci è voluto Diaz. Ci è voluto. Cioè, vabbè. Bene così, 1-0, bellissima. Grande Mendez che ha dovuto aspettare Diaz che arrivava dalla fascia sinistra. Bella l'azione anche Diaz in mezzo a due, l'ha buttata più lontano possibile. E si va in vantaggio all'82esimo. Buona così. Buona, ci sta sto gol. Questi qua sono i gol, quelli gol a rapina sono. Gol a rapina ci sta anche perché l'abbiamo dominata sta partita. Cioè l'Udinese non ha fatto nulla. Attenzione all'Udinese adesso. Ancora. Mamma mia. Ma no. Mamma mia, si segnavano. Cioè se l'Udinese segnava, ragazzi, bella stazione. L'ha chiusa Benino, Calabria. 88esimo, ormai è finita. Amato, Calabria, che sì. Piano, raga, piano, piano, Cutrone. Dai, chiudila, Andrego. Chiudila. Acqua. Mamma mia, orribile il tiro. Che tiro brutto che hai fatto, Acpro. Capito perché la Lazio ci ha regalato. Capito perché la Lazio t'ha regalato. Adesso ho capito il motivo. Dai, è finita, dai. Dai che è finita. È finita, arbitro. Oh, è finita. Ancora l'Udinese. Ma? Mamma mia. Via. E finisce 1-0, ragazzi, con 3 minuti in più di recupero. Finisce al 95esimo. Bella prestazione, questa l'abbiamo sofferta però. Bella, bella, bella. Ottimo, ottimo, ottimo. Grande anche Umberra che ha fatto una bella parata. Il Milan ha vinto 3-2 all'Olimpico. Quindi dobbiamo per forza vincere per rimanere a più 8 dal Milan, seconda. Dai, dai Grazie così. per aver accettato Allora, di siete rispondere alle nostre riusciti, domande. abbiamo giocato meglio, la verità. Siete riusciti a battere l'Udinese, i ragazzi hanno giocato strabene. Avete vinto con un gol di scarto, è stata una bella partita però. Cioè, fino alla Grazie fine ancora proprio per... l'abbiamo giocata, quindi è stata una bella partita. Allora, Tonali, però penso che più di così non cresca, in teoria. 89 Tonali, grandissimo Tonali. Tonali è diventato fortissimo, ragazzo. Mamma mia, 89 per Tonali. Andiamo avanti, non ci dice chi ci becchiamo ai quarti di finale, no, eh? Ancora no? Per me sì. Penso di sì che ce lo dica, siamo ad aprile quasi. Quindi manca meno di un mese, mancano tipo 4 settimane ancora e finisce. Continuiamo ad andare avanti così, allenamenti, ci dovrebbero essere gli europei, le qualificazioni agli europei se non sbaglio nel 2025. Per quello che c'è tutta sta cosa qua. Allora, offerta per allenare la Cina, no grazie.
Ma i nostri osservatori che fine hanno fatto? Cioè adesso non per qualcosa, ma i nostri osservatori stanno lavorando, stanno osservando. No, come lo stanno osservando? Osservatore disponibile. Lo mandiamo in Italia, vabbè, 9 mesi, tanto ormai è finito il campionato. Mandiamoli tutti da qualche parte. Allora, a te ti mandiamo in Messico. E a te ti mandiamo in Spana, andiamo. Ecco perché non arrivavano più notifiche. Infatti dice, boh, ma è strano. Allora, andiamo avanti. Vabbè che tanto ormai mancano 2 mesi, manca 1 mese e mezzo. Siamo a maggio, cioè aprile, maggio. Quasi finito il campionato. Però, vabbè. Allora, offerta no, 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 non mi interessa nulla. Voglio sapere solamente chi ci becchiamo ai quarti di finale. Solo quello voglio sapere io. E non ce lo dicono, ovviamente. Vabbè, ci dicono che abbiamo. Ah, il Liverpool abbiamo. Ho visto di sfuggita. Allora, ci penserò perché comunque a te penso di farti giocare contro il Liverpool. E niente, ragazzi, ci vediamo. Domani è mercoledì, ci vediamo venerdì dove ci andiamo a fare Torino e andata dei quarti di finale contro il Liverpool. Pesantissimo. E poi venerdì, ragazzi, abbiamo Lazio e Liverpool. Quindi fine settimana pesantissimo sarà, perché venerdì abbiamo il Toro e Liverpool, mentre lunedì abbiamo Lazio e Liverpool. Niente ragazzi, un saluto dal vostro Fegamer87. Ragazzi, seguite la serie anche di Pokémon. Ho portato Pokémon Brillante per GTA, ancora nulla raga. Sono in ballo una whitelist che sono 2 giorni che sto rimandando. Vabbè, ieri comunque sono uscito e dovevo farla oggi, per oggi non lo so. Quindi per GTA ancora ragazzi non ho un server. Se avete un server RP per PS4 buono da consigliarmi, ragazzi, sotto nei commenti. E niente, bella.